No, vabbè, io non ho commenti, non ho commenti perché quando abbiamo ideato così, davanti a un bianco friulano peraltro, l'idea di andare a parlare di economia, si pensava a una cosa, una parola brutta, si pensava a qualcosa di elitario, no? Ma sì, andiamo a parlare di economia, ci saranno gli quattro imprenditori, quelli della Confindustria, cioè così andare a chiacchierare per spiegare questo punto di vista. Io non avevo mai immaginato che ci sarebbe stato così tanto interesse da una cosa che mi allarga il cuore, perché alla fine uno le battaglie le fa se vede che poi dopo è anche seguito dall'esercito, perché andare avanti da soli sì, lo puoi fare, però poi rischi di sembrare il pazzo, no? Rischi di sembrare Don Chisciotte. Mentre invece se qualcosa succede, e qui sento che sta succedendo qualcosa di grande, allora a quel punto tutte le energie sono giustificate, tutte le notti insonni hanno senso e tutto quello che si pensava di fare risulta possibile. Per cui, insomma, voi mi dite grazie, ma sono sicuramente io che dico grazie a ciascuno di voi, perché veramente senza di voi non avrebbe senso, avremmo chiuso lì e avremmo detto va bene, basta, teniamoci quello che abbiamo e pazienza. Comunque no, vi devo dare una cattiva notizia, l'euro è irreversibile, non è possibile, ci siamo sbagliati, abbiamo fatto due conti e no, è immutabile, non è possibile smontarlo. Ma allora, io oggi sono andato a visitare 2000 morti per una montagna che è caduta. Qui è una terra che ha conosciuto il terremoto. Non è che in Friuli pensano che le cose siano immutabili. Proprio qua vanno a dire alla gente che le cose sono immutabili? No. Le cose mutano e come, e indipendentemente dalla nostra volontà, quella che sembrava una montagna, che era lì più o meno da sempre, perché oggi una guida bravissima ci spiegava che quella montagna è caduta perché era in realtà un'antica frana che era lì da milioni di anni, cosa fa? Rimane sempre lì? No. Si muove. E se tu poi dopo sfidi la natura, sfidi quello che in realtà la natura molto chiaramente ti sta dicendo, alla fine poi dopo il risultato è che finisci sottoterra prima del tempo. 500 bambini, 500 bandierine di bambini morti oggi, io veramente con una giornata come oggi me la ricorderò sempre. E no, qua non possono venire a raccontare che le cose sono immutabili. Non è immutabile niente, figurarsi una moneta. Ma stiamo scherzando? E oltretutto, ironia della sorte oppure scelta molto furba, si viene a parlare di moneta immutabile a buia. No. Ma di che cosa ci stiamo parlando? Ma l'avevano capito dai tempi di Checobeppe che si poteva anche stamparla in casa, che non succedeva niente, che magari forse anche miglioravano un pochettino le cose. A buia qua. Quindi purtroppo certi discorsi penso che qua non li bevete. Io mi auguro che nessuno di voi si beva l'emerita balla che l'euro è immutabile. Ma stiamo scherzando? Questo è un vecchio trucco retorico. Ci hanno fatto credere, ci fanno credere di non avere scelta. In questo momento tanti italiani sono con gli occhi bassi, che vedono che tutto va a catafascio e allargano le braccia, dicono non abbiamo scelta. Ma certo che ce l'avete la scelta. Ce l'avete come?
Tutti abbiamo una scelta, possiamo decidere di essere altrove in questo, rispetto a questo sistema economico. Perché, signori, non è il mondo che è in crisi, non c'è stata una catastrofe, non c'è stato un qualcosa di ineluttabile. E uso non parole mie, che non sono nessuno, uso parole di un Nobel per l'economia che si chiama Joseph Stiglitz, che dice: questo disastro è un disastro prodotto dall'uomo e ha quattro lettere, E-U-R-O. È un Nobel che lo dice, non ve lo dice Claudio Borghi. Vogliamo discuterne? E mi sembra che forse al mondo ci sono delle priorità. Se noi abbiamo un giornale che oltretutto, taroccando il titolo, perché vi dice disoccupazione mai così alta dal 77, fermo Ciccio, nel 77 era 6,5 la disoccupazione, era la metà di adesso, eppure era il periodo pessimo delle crisi del petrolio e così di questo tipo, disoccupazione mai così alta, punto. E vi pare che noi siamo in una situazione dove si dice disoccupazione mai così alta? Punto. E cos'è la grande priorità in questo momento quando mi ritrovo in un dibattito televisivo? Io vedo passare la prima ora per la riforma del Senato. Oh, ma qualcuno è mai stato disoccupato per il Senato? Ma voi se andate a casa di uno che ha appena ricevuto la busta e gli dice: sai purtroppo cosa c'è di nuovo, sei a casa? E beh, è colpa del Senato, ma è colpa di quelli che ci stanno dentro forse, ma non del Senato in sé, cosa faccio, che devo farlo diventare nominato da Napolitano, cose di questo tipo, no? Figurarsi come migliorerà, no? Con il Senato nominato da Napolitano. E anche gli altri partiti. Insomma, io non è che ho detto quando mi sono accorto, perché anch'io mi sono accorto dopo del disastro in cui eravamo, mi prendo tutte le colpe per non essermene accorto prima, ero occupato di altro, è più o meno la stessa cosa di quando uno, lavorando come lavoravo io in finanza, vede le cose troppo da vicino, no? Cioè se io mi metto qua così non riesco a leggere, poi dopo, allontanandomi un po' quando mi sono ritirato dal lavoro, a un certo punto me ne sono accorto, ma soprattutto quando ho visto quello che succedeva alla Grecia, a quel punto lì ho detto: attenzione, ma qui è chiaro che siamo nel mezzo di un'aggressione finanziaria, è chiaro che siamo nel mezzo di una guerra, attenzione. E a quel punto vai a parlare con tutti e tutti hanno una priorità diversa. Vai a parlare con uno e gli dice: eh sì, però il conflitto di interessi. Vai a parlare con quell'altro e dice: eh sì, però il rimborso, gli scontrini. Eh sì, ma prima bisogna fare la battaglia con le auto blu. Ma siamo sotto attacco, siamo tutti, destra, sinistra, sud, nord, centro, poi dopo rifacciamo le squadre, ci discutiamo delle cose che ci preoccupano di più, ci preoccupano di meno e le separiamo, ma qui siamo sotto attacco, c'è un'aggressione. No, solo uno, a un certo punto solo uno, un po' più matto, un po' più onesto, non so, definiamolo come vogliamo, un po' più umile. Perché di solito il politico sta lì, ti fa parlare due secondi, poi ti racconta lui come gira il mondo. E invece Matteo Salvini a un certo punto dice: beh guarda, io non sono un economista, spiegami tu che cosa sta succedendo. E poi dopo però si comporta da politico vero, con la P, vale a dire: io mi rendo conto, capisco che c'è un problema, mi adeguo. Se le priorità sono quelle, queste sono le priorità che vanno combattute. Rischio dei voti, rischio l'impopolarità, rischio di essere visto come un pazzo, rischio di essere visto come un sovversivo, non mi interessa. Se sono convinto di una cosa la porto avanti. E poi dopo vedete che la gente forse non è poi così idiota come tutti pensano, perché capisce quando uno sta parlando e dice qualcosa di sensato, oppure quando sta parlando così per cercare di prendere due voti. E guarda caso poi dopo il messaggio passa. Sì, perché va bene continuare a infarcire di bugie, ma poi a un certo punto, alla fine, la verità è quella.
E quindi niente, io ringrazio in maniera assoluta Matteo Salvini che ha voluto portare avanti questa battaglia, non perché sia la mia, a me piace di più la mia battaglia, no, è la nostra quella per i nostri figli. E sì, perché... Perché signori, io adesso ve la spiego proprio in due secondi, perché in realtà tutti dicono, ah bravo, stai dicendo delle cose, no, sto dicendo delle cose banali, la tabellina dell'uno. In realtà, nel momento stesso in cui uno Stato ha una moneta artificialmente forte, il punto chiave è artificialmente forte, attenzione, la moneta forte è una bella cosa, se tu sei uno Stato che va benissimo, che esporta tantissimo e cose di questo tipo, la tua moneta cresce, buon per te, ottimo, vuol dire che poi dopo ti risulterà facile, nonostante da te si lavora tantissimo e c'è pochissima disoccupazione, ti risulterà facile comprare cose estere che ti piacciono di più e così via, sarai più ricco nel resto del mondo, ottimo. Ma se tu invece hai una moneta artificialmente forte, purtroppo la conseguenza matematica è la disoccupazione. Eh sì, purtroppo l'idea è banale. Voi immaginate in questo momento di poter comprare con 100 monete di buia un frigorifero, e dall'altra parte invece abbiamo un altro Stato vicino che con 100 sue monete compra lo stesso frigorifero fatto prodotto da lui, mentre invece qua si compra un frigorifero prodotto in Friuli, che sono sempre stati ottimi, no? Ecco, se a un certo punto la moneta di buia artificialmente sale di valore, diventa più forte, diventa più pesante, al momento sono tutti contenti perché dicono guarda che bello, prima una mia moneta valeva quanto quella dello Stato vicino. Adesso con la mia moneta ne posso comprare due di quelle dello Stato vicino e quindi sono molto bravo, sono molto intelligente, sono entrato nel club dei grandi. E certo, però poi dopo ti si rompe il frigorifero, lo devi andare a comprare. Allora, il tuo frigorifero costa sempre 100, no? Perché ovviamente al tuo interno la moneta ha sempre lo stesso valore. Però se tu vai nel confine, nello Stato di fianco, con la tua moneta che è diventata più forte, perché a questo punto con una tua moneta ne prendi due dello Stato di fianco, il frigorifero costa 50. Molto semplice, prendi tu il tuo bel furgoncino, vai nello Stato di fianco, ti prendi il tuo frigorifero e bello sereno te lo torni a casa dicendo che bravo che sono, ho risparmiato. E fin qui siamo tutti contenti, è aumentato il mio potere d'acquisto. Intanto si stanno cominciando a preparare delle lettere e su quelle lettere sono indirizzate ai signori che lavorano nella fabbrica di frigoriferi qua, no? E lì c'è scritto due parole, sei licenziato, perché se tu non vendi più i tuoi frigoriferi e continui a comprare quelli degli altri perché ti risultano più convenienti, purtroppo i beni prodotti all'estero in certi casi sono belli, in certi casi sono uno schifo, ma se in ogni caso sono più convenienti artificialmente rispetto a quelli che produci tu, i beni prodotti all'estero hanno un'orrida caratteristica, sono fabbricati all'estero. E poi dopo uno si stupisce e dice c'era disoccupazione, ma come facciamo a risolverla? Ma come facciamo? Ma come mai ci sarà la disoccupazione? Ma è evidente, non può non esserci. Io l'altro giorno stavo facendo colazione e mi versavo il succo d'arancia, a un certo punto mi suonava male, succo d'arance rosse, fatto in Austria. Succo d'arancia? In Austria? Noi importiamo la carne, importiamo il succo d'arancia, perché è talmente sbagliata la nostra moneta che tutte le cose fatte da noi sono per noi stessi poco convenienti. E se sono poco convenienti per noi stessi, figurarsi per gli altri. Uno può anche vantarsi per un breve periodo di aver comprato il frigorifero coreano, ce l'abbiamo tutti, la seconda televisione, una volta erano tutte Mivar, adesso sono tutte Samsung, come mai? No? Ma perché c'è il coreano che lavora? No, non è vero, il coreano ha un reddito pro capite che non è troppo diverso dal nostro, e hanno la loro monetina, loro, la Corea, il won. Non ha la moneta della Cina, non ha la moneta del Giappone, che sono le mega potenze, no? Perché se non si è una mega potenza non funziona, no. In realtà, scusate, il meccanismo è stato molto banale.
La fregatura è stata palese. Noi facevamo, davamo fastidio. E voi davate più fastidio degli altri. Sì, perché tipicamente l'industria che competeva direttamente con la Germania era di qua. Voi davate fastidio. Dovevate essere eliminati. E questo non me lo sono sognato io, eh? Me lo dice l'ex presidente della Confindustria tedesca. Si chiama un signore che si è pentito, ha capito che dice no, basta, cioè questa roba non sta più in piedi. Si chiama Hans Olaf Henkel, che mi diceva: io quando ero presidente della Confindustria ogni giorno avevo uno di un'impresa che mi tirava per la manica e mi diceva: devi disattivare l'industria del nord Italia perché ci fanno concorrenza. E ogni volta io prendo lì, porto il mio prodotto e c'è un friulano e c'è un veneto e c'è qualcosa che mi porta il suo prodotto che è fatto bene più o meno come il mio e costa di meno, perché hanno la liretta. E quella liretta era così perché? Perché era una moneta che era la media dell'Italia. Non era la moneta del Friuli, che magari sarebbe stata molto più forte, era una moneta che era la media fra Catanzaro e la Lombardia, e il Veneto, e il Friuli. E quindi cosa succede? Era più bassa. E noi risultava conveniente. Con questo meccanismo invadevamo i mercati e andavamo benissimo. Loro non capivano poi dopo che dall'altra parte c'era come svantaggio il fatto di avere questo vantaggio della moneta più bassa, era che dovevamo fare i trasferimenti al sud. Eh sì, ma non lo capivano, loro vedevano la concorrenza e quindi hanno detto: devi segargli le gambe. Dato che in Germania i governanti fanno l'interesse del proprio paese, cosa stranissima, perché noi invece siamo specialisti nel fare l'interesse degli altri, no? Allora in Germania, e beh, ma è così. In Germania fanno l'interesse del nostro paese, quindi magicamente l'Italia, che doveva rimanere fuori dall'euro, che era fuori parametri, che era tutto qualsiasi cosa, no, dentro di corsa nell'euro, vieni, vieni. E noi, che all'epoca eravamo governati da uno che si capisce subito quant'era sveglio, no? Tale Prodi, no? Siamo stati tirati dentro come dei gonzi. Pagando, incredibile, cioè il tonno che paga per entrare nella tonnara, ci hanno fatto l'eurotassa, scusi tonno, venga, ci sarebbe da pagare un po', ma poi vede come si diverte. Ma veramente, ma è una cosa incredibile. E prosegue ancora adesso questo discorso, perché guarda caso tutta l'Europa del Sud sta ricevendo soldi. Eh sì. Ah, perché notare, noi per tutta la nostra vita nell'Europa abbiamo sempre pagato di più rispetto a quello che abbiamo incassato. Prima fuori c'era la RAI, credo, che mi ha fatto una domanda e dice: ma scusi, ma lei non ha paura che se esce dall'euro, dall'Europa, poi perde i fondi europei? Perde i fondi europei? Ma noi abbiamo sempre pagato, abbiamo versato 10 e incassato 4, non è che se incasso 4 poi dopo mi rimane 10, ma cosa sta dicendo? E adesso, no? Tutta l'area della crisi che poteva evitare tranquillamente, perché scusate, questa simpatica cosa del debito e similari, com'è che è stata curata questa cosa dello spread, no? Il fatto, questa roba che sembrava che fosse il grosso dei problemi, il debito pubblico, che ovviamente c'è stato uno che si chiama, oltretutto pure italiano, perché la lista dei collaborazionisti è molto lunga, no? C'è uno che si chiama Mario Draghi, che ha detto whatever it takes, significa no, basta, stop, basta giocare, perché ha visto che si stava rompendo il giocattolo, e se si rompeva il giocattolo poi rischiava anche lui. Costo di dire whatever it takes, zero. Per ottenere questo zero è venuto fuori tutto questo disastro in tutta Sud Europa. Ma veramente sarebbero da processare, ma sparati, perché quello è il minimo lavoro. È il minimo lavoro di uno che fa la banca centrale, garantire il proprio debito. Ma stiamo scherzando? Eh no. E invece
dolosamente si lasciava andare avanti la crisi del debito per costringere a fare cose. E cosa si costringeva a fare? A mettere in comune i conti del condominio. Noi avevamo la Germania che aveva dei crediti pazzeschi, scriteriati nei confronti della Spagna, nei confronti della Grecia. Noi non avevamo prestato niente, le nostre banche non prestano un cacchio a noi, figurarsi se avevano prestato dei soldi alla Grecia o piuttosto che alla Spagna. Quindi noi non avevamo nessun problema di rientrare. No! Bisogna allora costringere, chiamare l'apposito cameriere che lo firmi, no? E quindi arrivò il signor Monti, no? Allora l'apposito cameriere cosa fece? Si affrettò subito a firmare una cosa tale per cui noi pagavamo pro quota, quindi per il 20%, tutti i finanziamenti all'Europa del Sud. Quindi noi siamo l'unico paese che è in crisi, perché ovviamente l'euro ci manda in crisi, ma che paga. Proprio abbiamo pagato per entrare nella tonnara e mentre ci stanno fiocinando continuiamo a pagare perché suppongono che godiamo. Vai, paga! Ma è una cosa incredibile! Ma qualcuno vi ha mai raccontato che noi stavamo impegnando 53 miliardi prestando a 30 anni? I soldi all'Irlanda, alla Grecia e così questo, ma li rivedremo mai questi soldi? Ma mai! E sono 53 miliardi, sono una cifra incredibile per adesso e aumentano, perché ovviamente finché non togliamo i camerieri dal posto di comando purtroppo le cose continueranno ad andare così. Ma veramente io non mi capacito. E veramente quando non credevo che arrivassero al punto di mentire così spudoratamente. Ma a un certo punto, poi dopo, pensi un po', adesso ero lì in Radio Padania, pensate, e arriva a sfidarmi Gad Lerner, no? Arriva questo soggetto e dice: tu dici bugie, dico bugie, non c'è problema, tu mi dici che c'è qualcosa che è di sbagliato, correggo. Qui adesso uno di voi è riuscito a trovarmi un errorino qua dentro in una tabella, no? Sono più che contento, lo sistema, ma è una didascalia, non cambia niente, no? Però me l'ha trovato e ho detto, l'unica cosa fino adesso che mi hanno segnalato di sbagliato nel manualetto. Ora, e me l'avete dovuto dire voi, no? Perché altrimenti gli altri manco se ne erano accorti. Allora lui arriva, tu dici bugie, perché? Perché quelli della Confindustria sono molto a favore dell'euro, no? E quindi, dato che loro producono, è loro interesse sicuramente rimanere qui, e quindi è la prova provata che tu menti. Ho detto, no, ma amico, tu non hai capito proprio niente. Fortunatamente avevamo lì un computer di fianco, ha detto, prova a vedere un po' dove sono le imprese di questi qui della Confindustria, vedi dove producono. Ma no, sicuramente in Italia, apriamole. Abbiamo preso, c'era un elenco così, Romania, Slovenia, Polonia e cose di questo tipo, e in Italia nulla, se non i piccoli, il quartier generale, no? Più qualche piccola impresella, giusto per far finta, altrimenti 40 stabilimenti in giro per il mondo. Questa gente qua vuole il disastro, perché a loro non gliene frega nulla. Se noi domani spariamo dentro nelle onde, no? Cioè se qua tutto diventa terra bruciata, a loro non frega niente. Prendono il loro elicotterino, si vanno in Lussemburgo, dicono che il loro quartier generale è lì, le loro imprese sono in giro per il mondo, continuano a lavorare come prima, non è cambiato nulla, nulla. In compenso, dopo che tutto è diventato una maceria, possono arrivare qua e comprare tutto con due lenticchie. E infatti, guarda caso, com'è che si pensa di risolvere un problema che è un problema di competitività, vale a dire di prezzo sbagliato del 30% della nostra moneta rispetto alle altre monete? Con le privatizzazioni. Dammi l'ENI, vedrai come migliorerai. Cosa che un bravissimo economista, si chiama Alberto Bagnai, diceva, dammi l'ANI, l'Agenzia Nazionale Idrocarburi, vedrai come migliori. No, signori, perché purtroppo noi queste cose le abbiamo già vissute. Le abbiamo già vissute, io, vabbè, se uno va a guardarsi i video delle puntate scorse, sono stato più nel dettaglio, però qualcuno di voi probabilmente si ricorda cos'era successo negli anni 90.
negli anni dall'87 al 90 fecero esattamente la stessa cosa, vale a dire fissarono il cambio. Non c'è arma più devastante per incenerire un paese che fissare il cambio con qualcuno più forte. Non ho mai visto uno salvarsi, mai. Guardate cosa è successo all'Argentina, volevano incenerire l'Argentina. L'arma è sempre quella. Tu hai il peso argentino, lo fai uno a uno col dollaro e rimani fissato al dollaro. Ma signori, l'Argentina non è l'America. E infatti sono saltati per aria. Nell'87 hanno detto, fissiamo anche qui, c'era lo smeno, fissiamo tutti i cambi. Benissimo. Infatti abbiamo cominciato ad andare male. Infatti hanno cominciato a prelevare dai nostri conti. L'ICI è nata lì, Il ministro era Rino Formica, le tasse sui risparmi sono nate lì. Se uno va a vedere le cronache dell'epoca, uguale, dobbiamo tassare perché dobbiamo recuperare credibilità. Ci sono tutti, io qua tutta una rassegna stampa incredibile. Poi dopo cosa arrivavano? Risolviamo il problema. Arrivava uno che non abbiamo mai conosciuto, Mario Monti, no? Che diceva, non c'è problema, risolviamo il problema qua adesso della situazione, vendiamo l'oro. È ovvio, se è una crisi di liquidità, di competitività, vendi l'oro. Ma brutto collaborazionista, ma essere schifoso, ma non è possibile che poi oltretutto già l'hai fatto una volta e poi siamo pure venuti a riportarcelo in casa con la fanfara. E questo, scusate, è una gravissima colpa di Berlusconi, perché aveva fatto probabilmente talmente i cavolazzi suoi, oltretutto, cosa che mi fa imbestialire, che... E lui non era, Berlusconi, diciamo, asservito agli altri, lui faceva semplicemente i cavoli suoi, fare i cavoli suoi non significa fare quelli della Merkel, ma non bastava, ce ne voleva uno che facesse quello della Merkel. Allora, dato che lui non era affidabile, l'hanno simpaticamente levato di torno, no? L'hanno spostato, e allora ci hanno messo il cameriere, no? E fra gli applausi della gente, e gli applausi della gente, guarda caso, scusate, guardate qua. Allora, Repubblica del 9/9/92, Repubblica, l'economista Mario Monti lancia un'idea che lascia di stucco l'uditorio. Abbiamo riserve auree importanti, impegniamone una parte e diamole in garanzia. Pagato per rubarci i nostri soldi. Dopo, ovviamente, dopo che ci hanno spogliato per bene, che hanno fatto il comitato per la privatizzazione, il comitato per le privatizzazioni nel 92 aveva dentro Monti, aveva dentro Draghi, no? Goldman Sachs, no? Ok. Allora, loro due, che cosa succede? Loro due insieme a altri cercano di svendere il più possibile, ci è andata quasi bene perché in realtà la situazione è precipitata più in fretta di quella che loro non riuscissero a fare. Nel 92 è successo quello che loro ci dicevano, vale a dire no, succederà il disastro, succederà la rivoluzione, non possiamo mollare il tasso di cambio, non possiamo, quello che dicono adesso è impossibile, il cambio è irrevocabile, perderemo la credibilità, le carriole di soldi, i mutui saliranno, le pensioni si dimezzeranno, i risparmi andranno a zero. Le stesse balle clamorose che vi dicono oggi le dicevano allora. Alla fine non ci si può far niente perché contro la natura non si può andare, no? Svalutiamo, vediamo questa orrida cosa che è la svalutazione, che suona male perché uno dice svaluto, no. Riallineiamo il nostro cambio al corretto livello, prima eravamo artificialmente alti, così come adesso siamo artificialmente alti, riprendiamo il nostro cambio. Oh, 93, passato un anno, gli uomini dell'ufficio acquisti dell'Audi stanno battendo la Lombardia alla ricerca di fornitori. Ma come, non eravamo incredibili, non eravamo spariti? Dopo la svalutazione, i tedeschi hanno comprato le macchine dei nostri clienti svuotando i magazzini, sempre in Repubblica. E scusate, poi passa un anno e mezzo da questo evento disastroso, Repubblica 8/4/1994, il Triveneto guida la ripresa. Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine sono le città che, classifica la mano, realizzano i progressi più consistenti. E certo, perché a gente che lavora come lavora voi, come lavorate voi, se si dà la possibilità di lavorare, non ce n'è più per nessuno. Basta poterlo fare. Ma ne conoscete uno voi che ha avuto paura di lavorare? Ma tutti vogliono lavorare qua e lo sanno fare bene.
Non si chiede altro, non si chiede altro di poter far vedere quanto si riesce a produrre bene qua, perché la qualità che si riesce a realizzare qua in Friuli, qua nel Veneto e così via, se la sognano dalle altre parti. È certo che io posso però avere tutta la qualità del mondo, se il prezzo è totalmente sbagliato, mi dispiace, sono morto. Ma se ne può uscire? Se ne può uscire e come? Basta volerlo. Le pensioni. Tu dici, ma la mia pensione? Signori, le pensioni sono pagate da chi lavora. Non c'è un salvadanaione nello Stato da cui poi dopo vengono prelevati man mano i soldi delle pensioni. Le pensioni sono pagate da chi lavora. Ma cosa credete? Che se va avanti così la disoccupazione ci saranno i soldi per le vostre pensioni? Ma proprio no! Ma proprio no, e già adesso cominciano a dire che se uno prende una pensione da 1.500-2.000 è d'oro, d'argento. E certo, non ci saranno più soldi per pagarla. E i risparmi? Ma credete che se uno ha faticato tutta la casa pagando delle tasse le più alte del mondo per comprarsi una casa o per mettere da parte due soldini non abbia il diritto di tenersele? No. Servono le tasse sulle rendite, serve la tassa sulla rendita immobiliare. Ma casa mia, la prima casa, che rendita immobiliare stai parlando? No, devi pagare. Perché? Perché bisogna rifornire quei fondi di cui sopra, che vanno a pagare i crediti di altri, perché siamo dei fessi, perché bisogna far pagare il tonno che è già finito nella tonnara. Vedete? A tutto c'è una spiegazione, per i risparmi, per cose. Nessuno ma fino adesso ho trovato un errore. E andate su bastaeuro.org, prendete qui i giornalini cartacei e cose di questo tipo e vedete tutte le domande che vi possono venire in mente, e quelle che non vi possono venire in mente me le fate adesso, e appositamente ho voluto che ci fossero un pochettino di domande. Però mettiamoci in chiaro una cosa, l'Italia ha avuto dei difetti clamorosi, ne ha sempre avuti, una qualità ce l'avevamo, eravamo un popolo felice, ognuno aveva le sue disgrazie momentanee e così via, ma di base una cosa che era il marchio di fabbrica dell'italiano è che qua si lavorava col sorriso sulle labbra. Ma quanti sorrisi vedete adesso? Ma ci hanno rubato veramente la felicità. È gravissimo, ma lo sentono i nostri figli, lo sentono i nostri figli quando arriviamo a casa col cuore pesante perché ci rendiamo conto che le cose non stanno andando bene, perché non sappiamo se riusciamo a dargli un futuro. Qualcuno si suicida, sì, ma io penso soprattutto a quelli che rimangono. Non è giusto, non ce lo meritiamo. Non ce lo meritiamo, abbiamo sempre lavorato, siamo gente onesta, abbiamo sempre rigato dritto. Non ce lo meritiamo, chiediamo solo di combattere ad armi pari con gli altri in un sistema normale. Per cui, veramente, vi prego, so che ognuno di voi ha delle cose che pensano che possano essere più importanti, delle cose che danno fastidio e similari. No, ma non c'è niente di più importante della libertà e della felicità. E ci sono stati degli errori in passato, vale a dire appunto, come aveva accennato il segretario Salvini prima, pensare che l'indipendenza si ottenesse con l'indipendenza amministrativa. Signori, l'indipendenza amministrativa a certe volte dà solo il privilegio di poter fare l'esattore. Penso che i sindaci qua siano d'accordo. Uno dice, io sono un sindaco, parto con le migliori intenzioni di poter fare qualcosa di buono per la mia gente e mi trovo che devo fare lo sceriffo di Nottingham, perché e non posso fare niente, devo solo tagliare. No, signori, non si deve solo tagliare. Ma guardate un paese normale come gli Stati Uniti, che cosa ha fatto? Hanno creato loro la crisi. Oltretutto nella stessa maniera con cui è stata creata in parte qua in Europa, vale a dire hanno prestato a gente che non poteva poi dopo riprenderli. Dopo cosa hanno fatto? Hanno dato uno stimolo enorme all'economia,
spendendo di più, perché la spesa pubblica in produttività, spendendo di più, hanno scelto di concentrare la spesa sulla sanità, ma potevano scegliere di fare autostrade, potevano scegliere di fare impianti, spendendo di più, abbassando le tasse e facendo comprare, facendo immettere liquidità, facendo virgolette, stampare moneta a profusione alla loro banca centrale. Adesso gli Stati Uniti crescono del 3% all'anno, che è tantissimo. Ma noi cosa credete che possiamo fare? Ma non ho capito, siamo in recessione, ci aumentano le tasse, ci tagliano le spese e in più ci precarizzano in modo tale che noi pensiamo che per il futuro sarà incerto e così via, e non risolviamo il problema di avere una moneta sbagliata del 40%. Ma neanche se noi lavoriamo 40 ore al giorno possiamo colmare una cosa del genere. Uno può essere l'atleta più bravo del mondo, se gli mettono gli scarponi da sci 100 metri non li vince, mi spiace. Quindi, signori, vi hanno rubato, ci hanno rubato la felicità, ed è una cosa gravissima, ci hanno rubato la speranza e ci hanno rubato la consapevolezza che possiamo scegliere. No, noi possiamo scegliere, possiamo dire no, questa cosa non mi piace, questo sistema non mi va, io voglio tornare libero e padrone di decidere come cavolo voglio vivere io e voglio tornare a produrre come prima, voglio essere come ero prima. Non è tornare indietro, è dire sono entrato in un tunnel e esco e ritorno a vedere la luce, perché tutto quello che ci hanno venduto fino adesso sono balle al servizio di qualcun altro. Se io tanto voglio dare qualcosa, lo do al mio amico italiano, se proprio devo dividere qualcosa fra di noi, lo do prima magari al mio amico friulano che è disoccupato e così via, ma in ogni caso di sicuro una cosa stupida, stupidissima è doverlo andare a dare una banca tedesca, questo veramente non c'entra nulla. Per cui basta, sapete che potete scegliere, mettetevelo in testa, c'è speranza, potete scegliere, dovete crederci.